Calata Fiumi, maltrattamenti e minacce alla moglie, scatta l'arresto per un 48enne. Castellammare, casa degli orrori in carcere, le quattro persone arrestate ieri dai carabinieri. Palermo, nasce il governo regionale nella squadra di Musumeci, c'è Turano, Guaiana no. Mazzara, gara per i rifiuti stregata, arrestato l'amministratore delegato della Senesi. Mazzara, da domani finalmente attivo il servizio di radioterapia alla Belaiello. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Casa degli orrori a Castellammare del Golfo, si trovano in carcere i quattro arrestati particolari nel servizio. Si trovano rinchiuse in carcere le quattro persone arrestate ieri mattina dai carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo con le pesanti accuse di sequestro di persona aggravato in concorso, violenza privata pluriaggravata continuata in concorso e maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi in concorso. Reati che sarebbero stati perpetrati ai danni di anziani ospiti della casa alloggio Rosanna di Castellammare, ribattezzata Casa degli Orrori. In manette sono finiti il gestore della rinomata struttura, Matteo Cerni, la compagna Rosanna Galatioto e le due operatrici Anna Maria Bosco e Marianna Rizzo. Il video diffuso dai militari dell'arma mostra il comportamento, per così dire, poco ortodosso delle operatrici nei confronti di una donna di 90 anni. Immagini che hanno fatto il giro del web e di tutte le TV nazionali e locali. Immagini che stridono, tra l'altro, con le foto pubblicate sul profilo Facebook della casa alloggio, dove gli indagati figurano in molte attività ludiche e di svago assieme agli ospiti della struttura. Pesanti e tantissimi sono stati messaggi di sdegno postati da increduli cittadini. Adesso ovviamente sarà la magistratura a fare il proprio corso e ad accertare giuridicamente le eventuali responsabilità dei quattro indagati. Le indagini, come si ricorderà, sono state condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Trapani. Un 48enne di Calata Fiumi è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il servizio. Un 48enne di Calata Fiumi avrebbe maltrattato la moglie e l'avrebbe minacciata di sottrarle i figli. La polizia ha sottoposto l'uomo alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trapani ed eseguito ieri dai poliziotti del commissariato di Alcamo. Il 48enne era stato recentemente denunciato all'autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e sequestro di persona. L'attività investigativa era scaturita dalla denuncia della moglie. Le violenze fisiche e psichiche sarebbero avvenute all'interno delle mura domestiche. Il 48enne, che al momento si trova in carcere per altro motivo, quando uscirà dovrà mantenere una distanza non inferiore a 100 metri dalla vittima, nonché astenersi dal comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo. Raccolta rifiuti a Mazara, gara quinquennale stregata, i particolari nel servizio. Sembra essere davvero stregata la gara d'appalto per l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta dei rifiuti a Mazara del Vallo. La gara, di importo pari a oltre 26 milioni di euro, è quella che darà il via al nuovo corso del sistema rifiuti nella città del Satiro, dopo il capitolo Belice Ambiente, ma fatte circostanze ne hanno finora ritardato l'esecuzione. L'ultimo inghippo arriva da Catania, dove ieri, nell'ambito dell'ennesima inchiesta su mafia e appalti, è stato arrestato l'amministratore delegato della Senesi, società di Porto Sant'Elpidio, che appena 3 settimane fa, assieme alla ditta Ecoburgus di Borgetto, si è classificata al primo posto nella graduatoria stilata dall'Orega di Trapani per l'affidamento della gara in questione bandita dal comune mazarese. Due circostanze ovviamente slegate tra di esse, ma che evidentemente potrebbero avere conseguenze sull'iter di affidamento dell'appalto multimilionario. La proposta di aggiudicazione da parte dell'Orega al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Senesi e della Ecoburgus risale allo scorso 31 ottobre. A oggi però il comune di Mazara non ha ancora proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Dunque adesso bisognerà capire come agire, ma è chiaro che potrebbero susseguirsi ulteriori ritardi nell'ambito di una procedura che già di ritardi ne aveva accumulato. Come si ricorderà, infatti, la gara era stata annullata in autotutela dal comune stesso per la mancata pubblicazione del bando sui quotidiani, una svista che aveva causato un ritardo di 3 mesi alla ripubblicazione del bando.
Saranno circa 400 tra lavoratori, disoccupati, giovani e pensionati a partecipare alla mobilitazione della CGIL sulle pensioni, in programma il 2 dicembre a Palermo e in altre quattro piazze italiane. Per illustrare le ragioni che porteranno in piazza migliaia di siciliani, la CGIL di Trapani terrà venerdì alle 11 nella propria sede una conferenza stampa a cui prenderanno parte il segretario generale Filippo Cutrone insieme ai segretari di categoria. CGIL di Trapani ha organizzato 8 pullman che porteranno i manifestanti a Palermo per contrastare le scelte del governo in materia di previdenza, pensioni e futuro dei giovani che avranno gravi ripercussioni nel territorio trapanese. Politica, nasce il governo Musumeci, tra gli assessori nominati c'è l'alcamese Turano, il servizio. Ufficializzata la squadra di governo che affiancherà il nuovo presidente della regione Nello Musumeci. Sono passati 24 giorni dal voto del 5 novembre scorso, ma alla fine il neogovernatore dell'isola ha trovato la quadra con partiti e alleati per varare la giunta. Per le deleghe assessoriali invece bisognerà aspettare ancora qualche ora. La provincia di Trapani avrà un proprio rappresentante, si tratta dell'alcamese Mimmo Turano, esponente dell'UDC, ex presidente della provincia, che dopo essere stato inserito nel listino regionale e aver guadagnato anche sul campo l'elezione a deputato regionale, adesso trova un posto al sole nella giunta di Musumeci. Niente da fare invece per l'ex consigliere comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana. Nonostante l'investitura preelettorale da parte del commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè, Guaiana non fa parte della rosa degli assessori, nonostante l'appoggio e il sostegno del senatore Antonio D'Alì. Per il resto della squadra fanno parte Gaetano Armao, Roberto La Galla e Vittorio Sgarbi, così come Enzo Figuccia, Edi Bandiera, Marco Falcone, Bernadette Grasso, Toto Cordaro, Mariella Ippolito, Ruggero Razza e Sandro Pappalardo. Venerdì, a causa di una interruzione di energia elettrica programmata dall'Enel dalle 8.30 alle 16.30 per lavori sugli impianti elettrici nei pressi di Contrada Castelluzzo, potrebbero verificarsi disagi per l'erogazione idrica nella zona nord della città, lo ha reso noto il comune di Mazzara. I pozzi che saranno interessati dall'interruzione elettrica sono quelli di Castelluzzo, Fiumare, Messina 1 e 2. Il disservizio dovrebbe risolversi nella stessa giornata di venerdì. Ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Diventa operativa da domani la radioterapia all'ospedale Belaiello di Mazara del Vallo, il servizio. La radioterapia a Mazara del Vallo sta per diventare finalmente realtà. A partire da domani, infatti, il nuovo servizio sarà attivo all'ospedale Abele Aiello. L'annuncio è stato dato ieri dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani, guidata dal commissario straordinario Giovanni Bavetta. Dunque, finalmente i cittadini del territorio trapanese, non solo, attualmente sottoposti a questa particolare terapia, non avranno più bisogno di spostarsi fino al centro Villa Santa Teresa di Bagheria, ma avranno una valida alternativa a Mazara. Un risultato certamente positivo e che parte da lontano, ovvero da quando l'ex PM mazzarese Massimo Russo rivestiva l'incarico di assessore regionale per la salute. Il via alle prestazioni di radioterapia domani sarà salutato dallo stesso Bavetta, dal sindaco di Mazara Nicola Cristaldi e dal responsabile della radioterapia del centro di medicina nucleare San Gaetano, che gestisce Villa Santa Teresa, Giampaolo Biti. Dopo l'apertura dell'ambulatorio lo scorso settembre, infatti, il via effettivo alle prestazioni di radioterapia è possibile grazie alla convenzione firmata proprio tra l'ASP e il centro San Gaetano. In queste settimane sono state completate le procedure tecniche per la messa in funzione dell'acceleratore lineare che già da mesi si trova all'interno dell'Abele Aiello. La convenzione, recepita lo scorso 13 novembre da Bavetta, avrà validità per 3 anni dal momento dell'attivazione del servizio, sarà rinnovabile e costerà alle casse dell'ASP trapanese complessivamente oltre 2 milioni di euro, ovvero 720.000 euro all'anno, ovvero 60.000 euro al mese. Dietro il corrispettivo stabilito con il protocollo, il centro San Gaetano metterà a disposizione tutte le figure professionali per lo svolgimento delle attività cliniche, anche se la gestione del servizio resterà in capo alla stessa azienda sanitaria trapanese. È previsto che verrà svolto un turno di 7 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, con la possibilità di incrementare i turni.
E l'azienda sanitaria provinciale di Trapani offre un nuovo servizio alle partorienti. Si tratta della partoanalgesia, un parto naturale indolore in quanto blocca la sensibilità dolorifica durante il travaglio. Il primo parto con questa tecnica è stato effettuato all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Giovedì scorso è nato Samuele, un bel bambino di 4 kg e 100 g, da Giulia, una madre 35enne alla seconda gravidanza, dopo 15 anni dalla prima. Un'assemblea di panificatori si è tenuta a Mazara il servizio. Un'assemblea di panificatori si è tenuta nei giorni scorsi a Mazara del Vallo per discutere del decreto regionale del 10 ottobre scorso che dispone la chiusura domenicale dei panifici. L'incontro di ieri è stato promosso dalla CNA mazarese. All'assemblea hanno partecipato il portavoce della CNA Nicola Giacalone, gli assessori comunali Vito Bilardello e Vito Vassallo, nonché il comandante della Polizia Municipale di Mazara Salvatore Coppolino e il segretario provinciale della CNA Luigi Giacalone. Il decreto della Regione, si legge in una nota, stabilisce in sostanza il divieto assoluto di panificazione nelle giornate domenicali e nei festivi, salvo alcune deroghe espressamente indicate. Le deroghe in pratica riguardano i casi in cui si abbiano due festività in giorni consecutivi, in questo caso il divieto di panificazione non si applica al secondo giorno, e nei casi in cui una festività ricada nel giorno di sabato o lunedì, in questo caso il divieto di panificazione non si applica alla domenica. E ancora, in caso di 3 o più giornate di festività consecutive, inclusa la domenica, il divieto di panificazione non si applica alla prima e alla terza giornata festiva o domenicale. Nel corso dell'incontro, prosegue ancora la nota della CNA, è stata approfondita altresì la possibilità che i sindaci, sentite le organizzazioni dei consumatori e quelle di categoria, possano disporre la turnazione dell'attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi in base alle esigenze caratteristiche del territorio. L'assemblea di categoria però si è espressa a favore della chiusura domenicale, non invece per la turnazione. L'Associazione Il Soccorso di Trapani anche quest'anno ha deciso di promuovere la raccolta alimentare. L'iniziativa, denominata Natale Solidale in Casa Il Soccorso, inizia oggi e terminerà il 20 dicembre. Quest'anno i beni raccolti saranno devoluti alla Fraternità Servi di Gesù Povero, coordinata Suor Maria Goretti. Le derrate alimentari su cui maggiormente si punta sono i beni di primissima necessità: zucchero, pasta, olio, sale, sugo e qualsiasi altro prodotto a lunga conservazione. L'obiettivo è quello di triplicare il numero di alimenti raccolti lo scorso anno. I servizi vaccinali distrettuali dell'ASP di Trapani resteranno chiusi domani, lo ha reso noto l'azienda sanitaria provinciale. Il personale degli ambulatori vaccinali infatti sarà impegnato in un corso di formazione e addestramento sui nuovi supporti per la gestione del servizio. Eventuali urgenze vaccinali potranno comunque essere sempre effettuate nell'ambulatorio del servizio a Palazzo della Cittadella della Salute di Erice e Casa Santa. L'Istituto di Ricerca Il 2000 di Mazara ha condotto un'indagine sugli anziani. Il servizio. L'Istituto di Ricerca Il 2000, presieduto dall'ex sindaco di Mazara del Vallo Nicolò Vella, con un'analisi si è occupato degli anziani che vivono nella città del Satiro. L'indagine dei ricercatori mazzaresi ha riguardato in particolare i bisogni e le istanze degli anziani mazzaresi per vivere meglio. A Mazara, scrive Il 2000, gli anziani camminano da solo in un piccolo gruppo in Corso Umberto a lungomare, oppure sono seduti nelle panchine di Piazza Mocarte nelle ville a mare. La solitudine degli anziani non è una malattia, è invece una patologia. Patologia della vita sociale. È un problema di grande impatto nella società civile che richiede soluzioni coraggiose e necessarie. Per gli analisti dell'Istituto di Ricerca, insomma, occorrono opportunità culturali, viaggi organizzati e luoghi idonei di incontro. Il Comune di Mazara, sempre secondo il 2000, dovrebbe dunque istituire un fondo finanziario per avviare e gestire iniziative dirette in compartecipazione con le ONLUS a favore di uomini e donne anziane. L'amministrazione inoltre dovrebbe assegnare in comodato d'uso locali comunali ai pensionati muratori, operai, artigiani come pescatori che hanno 2 circoli immobili di proprietà comunale. L'analisi del 2000 propone anche incontri con i giovani dell'Azione Cattolica e degli Scout, un'occasione di confronto insomma con gli anziani, quali potrebbero offrire il loro bagaglio di esperienze e riflessioni.
Officiata da Don Giacinto Leone, è stata celebrata ieri nella chiesa di San Pietro a Mazara la messa per il 50° anniversario di nozze dei coniugi Diego Tumbiolo e Carmela Catania. Il sindaco Nicola Cristaldi ha omaggiato e festeggiati con una pergamena celebrativa e con un proprio personale dono. Siamo allo sport calcio, si giocano oggi pomeriggio le partite di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia d'Eccellenza. Il Mazara alle 14:30 scende in campo in casa contro il CUS Palermo. Dopo l'1-1 dell'andata, i canarini cercano il pass per le semifinali. Queste le altre partite: Parma Vallicata all'andata 0-2, Paternò Ragusa all'andata 1-0, San Pio X Città di Sant'Agata all'andata 1-5. Con lo sport è tutto. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che alle 21:30 trasmetteremo la telecronaca della partita Mazara-CUS Palermo. Grazie per averci seguito, arrivederci.